sospese in via cautelativa le vaccinazioni nell'ospedale da campo di Cosenza, riservato al personale della scuola. L'Istituto Superiore della Sanità sta esaminando un lotto di AstraZeneca dopo le segnalazioni su alcuni casi sospetti. Nuove procedure per la vaccinazione dei soggetti fragili. Si procederà con la lista degli aventi diritto, l'esenzione e ticket nelle mani delle ASP. Aumento di contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, sono 414 nuovi positivi. Preoccupa il cosentino e il vibonese, due le vittime. Salgono i contagi nello Ionio Cosentino, decretato l'arancione rafforzato. Il sindaco Stasi dice: acceleriamo con i vaccini perché il virus circola molto. L'incendio all'azienda informatica OVH di Strasburgo manda in tilt le prenotazioni per i tamponi dell'ASP di Cosenza. Sul tracciamento, possibili ritardi. Sequestrati i beni per 50 milioni di euro ad imprenditori e i loro prestanomi nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L'accusa è di associazione mafiosa, estorsione e di aver favorito l'andrangheta. Buonasera Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo del vaccino AstraZeneca, perché in seguito proprio alla segnalazione di alcuni eventi avversi gravi e in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856, proprio del vaccino AstraZeneca anti-Covid-19, l'AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di questo lotto su tutto il territorio nazionale. Recita così il comunicato dell'Agenzia Nazionale emesso nel primo pomeriggio. Bloccate dunque le operazioni vaccinali presso il presidio vaccinale della difesa di Cosenza per la corrispondenza appunto fra i vaccini inoculati e il lotto sospetto. C'è preoccupazione fra i docenti che hanno già ricevuto la dose. È stato ritirato il vaccino però in tutta la nostra regione, ma ci spiega meglio Gianluca Pasqua. Una comunicazione ufficiale che ci hanno comunicato l'agenzia, l'AIFA ha sospeso momentaneamente in via precauzionale la somministrazione di AstraZeneca di alcuni lotti per consentire di approfondire questo aspetto. Momentaneamente le vaccinazioni, le somministrazioni con AstraZeneca sono momentaneamente sospese. Non è successo nulla di grave sui vaccini che sono stati utilizzati in questo presidio, su quello qui dell'ospedale da campo, e come sapete i vaccini ci vengono forniti dall'azienda ospedaliera e oggi era il terzo giorno di somministrazione. Quindi per tutte le persone che sono in attesa della somministrazione momentaneamente sospesa, sarete ricontattati quando l'autorità nazionale sanitaria di riferimento svolgerà gli approfondimenti su alcuni lotti. Il colonnello Rizzo, direttore dell'ospedale da campo dell'esercito di Cosenza, parla ai docenti in fila a Vagliolise e spiega loro cosa è successo. Pochi minuti prima, l'ultima inoculazione del vaccino AstraZeneca al personale scolastico, poi la sospensione dettata dal comunicato AIFA che ha imposto lo stop in via precauzionale. Anche i soggetti che erano all'interno della struttura militare in attesa sono stati fatti uscire. Per le persone prima di noi ci dispiace, se questo vaccino era variato, aveva dei problemi, sinceramente non so come si piglia. Io contatterei le persone che hanno fatto prima il vaccino. Sgomento da parte del preside Iaconianni, che era in fila con i suoi docenti. Siamo un po' frastornati anche da questa notizia, perché siamo in fila. Adesso a questo punto è chiaro che ognuno di noi ha giustamente un po' di paura, qualche dubbio. Insomma, vediamo, ci affidiamo ai nostri esperti, ai nostri medici, ai nostri dottori, sperando che questa verifica venga fatta in fretta comunque, perché insomma ci inquieta un po' questa cosa, ci inquieta indubbiamente. Adesso le persone a cui è stata inoculata la dose di AstraZeneca, più di 150 tra mattino e primo pomeriggio, saranno monitorate dall'ASP su indicazione della struttura militare. Sono già soggette al sistema di farmacovigilanza dell'azienda ospedaliera, quindi noi l'azienda, noi sappiamo la lista delle persone, qualsiasi, dico ecco, situazione particolare, che tengano subito informate le autorità sanitarie per essere monitorizzate senza nessun allarmismo.
Parliamo invece adesso sempre di vaccini, però ci sono quotidianamente e vengono prelevati dal centro hub della provincia di Cosenza per arrivare proprio nei centri vaccinali. E quanto precisa ai nostri microfoni il dottor Roberto Pellegrino, referente proprio delle vaccinazioni dell'Annunziata. L'obiettivo, dice, accelerare sulla somministrazione del siero. L'Annunziata di Cosenza, centro di stoccaggio per i vaccini, ogni mattina vengono prelevate dall'ospedale le dosi da parte dei sanitari dell'ASP, dosi da somministrare nei centri vaccinali del territorio. Ieri intesa tra azienda ospedaliera e sanitaria per accelerare sui vaccini, ma le dosi ci sono. La domanda nasce dalle diverse segnalazioni giunte alla nostra redazione sulla carenza di fiale. Sono circa 1950 dosi di Pfizer e 1800 dosi di AstraZeneca. Vengono prelevati, come ha detto lei prima, dall'ASP secondo necessità alla mattina e quindi secondo programmazione. Noi stiamo proseguendo a vaccinare il target che è nato da questa intesa, e soggetti, pazienti estremamente fragili, tutti i giorni presso la sala prelievi, e continueremo con questo target, allargandolo ovviamente al territorio. Voi vaccinate gli estremamente vulnerabili, che è categoria diversa dai fragili, e poi siete voi a chiamare le persone? Al momento gli estremamente vulnerabili, che è una categoria, come diceva lei giustamente prima, diversa dai fragili. I fragili subentreranno dopo la vaccinazione dei 70-74 anni, al momento sono afferenti alle unità operative complesse. Sul territorio molti di essi fanno parte di associazioni, e nel frattempo che partirà la piattaforma che consentirà di prenotare le vaccinazioni, noi ci stiamo attrezzando coinvolgendo le associazioni di categoria. Voi lavorerete anche sabato e domenica? Esattamente, le dirò di più, sabato e domenica apriremo un secondo centro, un secondo punto ospedaliero di vaccinazione presso il centro trasfusionale, ma su disposizione del commissario straordinario, la professoressa Mastrobuono, siamo alla ricerca di un ulteriore spazio ancora più grande per assicurare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, 8:20. Adesso ci spostiamo nel Reggino sempre per parlare di vaccini e dell'assemblea dei sindaci, proprio nell'ASP di Reggio Calabria. Riunione Rizziconi del Comitato dei Primi Cittadini della Piana di Gioia Tauro, alla presenza del sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà. In primo piano l'emergenza Covid e il piano vaccinale, quest'ultimo punto già oggetto di precedenti riunioni. Ricordiamo quella di 2 giorni fa della Task Force sulla pandemia, che ha ulteriormente fissato 5 punti che diventeranno proposta formale da presentare al commissario della Sanità, prefetto Longo, e che hanno come comune denominatore la velocizzazione di tutte le procedure previste. Abbiamo ascoltato i sindaci della città degli Ulivi, quelle che sono le loro valutazioni rispetto all'offerta sanitaria, alla rete ospedaliera nel territorio della Piana di Gioia Tauro. Hanno anche loro presentato un documento che sarà allegato al documento unitario, che verrà condiviso e presentato al commissario straordinario Longo per programmare quelle che sono le richieste, le proposte e le istanze che sono emerse da questi incontri, che sono le richieste dei sindaci e quindi dei cittadini della città metropolitana. In attesa di questo fantomatico ospedale della Piana, noi chiediamo che queste strutture vengano potenziate dal punto di vista strutturale, dal punto di vista strumentale, dal punto di vista di personale, quindi adeguate a quelli che sono gli standard e quindi i requisiti che sono richiesti affinché una struttura sanitaria possa operare nel pieno della sicurezza anche per gli operatori sanitari, e soprattutto per limitare al massimo questa migrazione sanitaria, che ha un costo esorbitante per la regione Calabria, che ci permetterebbe di risparmiare milioni di euro che potrebbero essere utilizzate sia nelle strutture sia soprattutto per quelle che sono le assunzioni e quindi la strumentazione. Parliamo sempre di vaccini, nuove procedure proprio per la vaccinazione dei soggetti fragili. Andrà avanti con la lista degli aventi diritto all'esenzione proprio del ticket nelle mani delle ASP e dei medici di base.
hanno priorità nel piano vaccinazioni nazionale e sono parificati agli over 80. Sono i soggetti estremamente fragili che avrebbero diritto a ricevere la propria dose di antidoto di questa fase. Chi è in cura presso le strutture ospedaliere è stato già convocato, per gli altri finora c'è stata poca chiarezza. Il direttore sanitario dell'ASP Cosentina, Martino Rizzo, ci spiega qual è il meccanismo per accedere alla vaccinazione per questi soggetti ad alto rischio. Certamente c'è stato un difetto di comunicazione e un equivoco che ha portato effettivamente a una serie di problematiche e un sovraccarico anche delle richieste ai medici di base, con i quali ovviamente mi scuso perché non è il loro compito ovviamente fare da centralino e recepire le istanze della popolazione e dei loro pazienti. E il problema è che noi in questo momento dobbiamo cercare di svolgere l'attività sui soggetti estremamente vulnerabili, che sono, nell'ambito di tutti i soggetti che hanno delle patologie, alcune specifiche categorie di rischio. Molti di questi soggetti sono stati già vaccinati presso i nostri ospedali e presso l'ospedale Annunziata di Cosenza, con il quale ospedale abbiamo una intensa collaborazione, tanto che si sono offerti di vaccinare anche i pazienti estremamente vulnerabili territoriali che si curano fuori nei loro ambulatori, per cui già è attivo un ambulatorio, ma questo ambulatorio verrà, per come disposto dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, verrà implementato e avrà un orario di attività dalle 8 alle 20, quindi avremo questa possibilità. Ovviamente questi pazienti estremamente vulnerabili sono un numero, diciamo, non eccessivo e quello che noi avevamo chiesto non era che i pazienti stessi si rivolgessero ai medici di base, ma avevamo chiesto e chiediamo ai medici di base semplicemente di segnalarci quali sono questi pazienti, cosa che in molti hanno già fatto. Quindi noi abbiamo già degli elenchi. Alcuni si sono praticamente iscritti tramite quel numero verde, quel numero diciamo di telefono che avevamo dato, che purtroppo è andato in tilt immediatamente perché ha ricevuto una serie di richieste. Devo dire che la soluzione dovrebbe arrivare attraverso l'acquisizione degli elenchi dai nostri stessi uffici ticket. La campagna vaccinale prosegue sul territorio provinciale, ma non mancano gli intoppi. A Rende, ad esempio, questa mattina sono state sospese le operazioni presso il centro vaccinale del parco acquatico, pare per l'esaurimento delle scorte. Purtroppo devo dire che dei disservizi si stanno verificando, ma sono dovuti al fatto che probabilmente fino ad ora abbiamo vaccinato poco. Adesso stiamo vaccinando troppo. Noi dobbiamo sempre fare i conti con le dosi che ci vengono fornite e quelle dosi possiamo utilizzare, per cui che ci affanniamo a programmare vaccinazioni nell'immediatezza ovviamente può portare a dei problemi quali questi che si stanno verificando, e non è il primo, devo dire, anche se io avevo raccomandato di programmare le attività in relazione alle scorte di vaccino disponibili. E intanto arriverà un team di supporto proprio per ottimizzare la campagna vaccinale. Un team di esperti composto da personale della Difesa e della Protezione Civile Nazionale sarà inviato in Calabria per affiancare la regione nella campagna vaccinale già pianificata. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha concordato proprio questo intervento a seguito dei colloqui avvenuti nel corso della conferenza Stato-Regioni di oggi con il presidente facente funzioni della regione Nino Spirlì, d'intesa con il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Il gruppo di aiuto da me richiesto con forza, ha commentato poi Spirlì, arriverà in Calabria nei prossimi giorni e ci permetterà di ottimizzare la campagna vaccinale anti-Covid. I calabresi non meritano i ritardi che si sono accumulati proprio nel momento in cui la tutela della loro salute deve essere al primo posto. Mi auguro di continuare a rendermi utile per la gente di Calabria fino all'ultimo giorno del mio mandato.
Intanto vediamo quali sono i dati regionali di oggi, perché salgono i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, sono 414 nuovi positivi, preoccupa soprattutto il Cosentino e il Vibonese, sono due invece le vittime di oggi. Impennata di positivi in Calabria, oggi si registrano 414 nuovi contagi su 3.249 tamponi effettuati. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia in Calabria sono 40.305, quelle negative 536.035. Preoccupa l'aumento dei contagi nel Cosentino e nel Vibonese. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 120 a Cosenza, 36 a Catanzaro, 51 a Crotone, 133 a Vibo Valentia e 74 a Reggio Calabria. Aumentano i ricoveri in area medica di 7 unità. Oggi sono 243 i pazienti in reparto, mentre sono 30 i degenti in terapia intensiva. Si registrano altre due vittime, una nel Cosentino ed una nel Crotonese, che portano a 714 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia in Calabria. E lo dicevamo, salgono i contagi e soprattutto nello Ionio Cosentino è stato decretato l'arancione rinforzato. Il sindaco Stasi dice: acceleriamo con i vaccini perché il virus circola molto. Fino a domenica prossima Corigliano Rossano sarà zona arancione rinforzata, lo ha deciso il sindaco Flavio Stasi con un'apposita ordinanza per consentire la piena ripresa del tracciamento e verificare l'andamento del contagio. La questione del contagio è una questione, secondo me, ciclica ormai, che è determinata da tanti fattori. Faccio un esempio: la raccolta lumicola, l'attivazione di una serie di servizi in alcune città, quantomeno nella mia città, dove convogliano peraltro anche cittadini di tutto il territorio, penso che sia un fatto ciclico finché non riusciamo a vaccinare. Ora il contagio stava diventando, a mio avviso, preoccupante. A titolo precauzionale ho emanato un'ordinanza con la quale ho attivato una serie di misure, che poi sono le misure, come ha detto lei, del cosiddetto arancione rafforzato, che è un modo per scongiurare le zone rosse alla fine. Credo sia, ripeto, un fatto fisiologico, soprattutto nelle grandi città, se noi non facciamo partire questa benedetta vaccinazione. Non c'è da farsi prendere dal panico, l'ho detto e lo ripeto, sono misure dolorose, ma sono precauzionali per evitare che il contagio si diffonda, e anche perché abbiamo nuovamente il problema dei posti di ricovero Covid. Mi risulta che siano pieni praticamente tutti i reparti, e questo per me è un segnale allarmante. Qualsiasi cittadino della provincia di Cosenza che richiede una cura specifica, perché magari una forma del virus più virulenta, comincia a essere sballottato da un reparto all'altro. Questo è una cosa molto negativa che secondo me dobbiamo scongiurare. Questa è una delle ragioni per le quali ho intrapreso questa iniziativa. Chiuse le scuole, per bar e ristoranti solo a sport, inibiti anche gli spazi pubblici. Non c'è da farsi prendere dal panico, c'è da fare due cose. La prima è agire con precauzione, ed è quello che sto provando a fare, ed attivare quella responsabilità collettiva di cui abbiamo bisogno. La seconda è metterci mano pesantemente ai vaccini. Guardate, senza i vaccini noi non ne usciamo. La questione delle ondate sarà ciclica, sarà una volta ogni 3 mesi. Ve lo dice chi non ha competenze tecniche, ma chi da un anno vive questa situazione. Poi sui vaccini, sentite come la pensa il primo cittadino dopo le ultime drammatiche notizie di cronaca. Non è una questione di responsabilità, non è questo il momento, però oggettivamente la Calabria, il piano delle vaccinazioni della Calabria è onestamente imbarazzante. Leggevo peraltro che un primo piano è stato già bocciato. La verità è che non si sa chi fa cosa. Io ho chiesto la convocazione di una task force, che è stata fatta, dove ho detto, nella qualità di presidente della conferenza dei sindaci, che proprio questo sarebbe stato il problema da affrontare preliminarmente. Ci si è determinati invece per un'organizzazione distretto per distretto. Credo che i risultati siano negativi, onestamente, fino ad ora. Ho chiesto proprio stamattina al direttore Rizzo un altro incontro, perché così non possiamo andare avanti.
Intanto l'incendio all'azienda informatica di Strasburgo ha mandato in tilt le prenotazioni per i tamponi dell'ASP di Cosenza. Sul tracciamento sono possibili ritardi. Queste che vi mostriamo sono le immagini del vasto incendio che ha colpito un edificio della società OVH specializzata in server informatici a Strasburgo, che ha generato danni importanti su numerosi siti web e anche a numerose aziende che avevano affidato ai server i loro dati informatici, e fra queste c'è l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. A causa del vasto rogo, infatti, l'ASP avrebbe perso tutti i dati riferiti alle prenotazioni per i tamponi rinofaringei per l'individuazione del coronavirus dal 2 marzo ad oggi. Secondo quanto si apprende, l'ASP è in attesa che il sistema venga ripristinato, ma contestualmente la task force che si occupa proprio del tracciamento dei casi positivi continuerà a lavorare, seppur fa sapere che in alcune sedute potrebbero verificarsi dei ritardi. Vediamo invece qual è la situazione a Catanzaro, ce la spiega il professor Torti. In questo policlinico sono ricoverati al momento 2 pazienti Covid presso il reparto medico, mentre 5 pazienti presso la terapia intensiva. Se le cose proseguono così, noi proseguiremo a rimanere in zona gialla. Oggi i dati dei tamponi positivi sono aumentati, 280 circa. Voglio dire che tutto dipende chiaramente dal virus, ed oggi anche con l'introduzione delle nuove varianti questo rischia di metterci un po' in difficoltà, perché come sappiamo la variante inglese ad esempio è significativamente più trasmissibile, ma dipenderà anche da noi ovviamente, quindi dal grado di attenzione che la popolazione metterà nell'evitare l'infezione. E siccome ancora un numero molto limitato di persone è vaccinato, non dobbiamo farci ingannare dall'effetto vaccino, cioè non dobbiamo pensare che ora che ci sono i vaccini il problema è risolto. Sarà risolto in larga misura solo quando la maggior parte della popolazione sarà vaccinata. Invece così ancora non è. Quindi il bilancio tra l'aggressività del virus e il nostro grado di attenzione determinerà se noi saremo in zona arancione piuttosto che rossa, e invece se, come spero, rimarremo in zona gialla. La cronaca adesso: sono stati sequestrati beni per 50 milioni di euro ad imprenditori e loro prestanome nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L'accusa è di associazione mafiosa, estorsione e di aver favorito la 'ndrangheta. Imprese che si relazionano in modo diretto con famiglie di 'ndrangheta per ottenere una posizione dominante nell'esercizio di lavori edili e forniture di calcestruzzo su Catanzaro e provincia, ma anche per la protezione da interferenze estorsive da parte di altri gruppi criminali, e lo spaccato che emerge dall'inchiesta Coccodrillo condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della DDA di Catanzaro a carico del gruppo imprenditoriale Lobello. È un ulteriore passo avanti nella dimostrazione di quella che oggi è la 'ndrangheta, e cioè siamo nel mondo delle imprese. E queste imprese, muovendosi con l'aiuto, con la complicità, con la connessione, con l'abbraccio delle famiglie di 'ndrangheta, possono essere dominanti rispetto ad altre imprese di persone per bene, di persone che rispettano le regole dello Stato, pensando quindi di riuscire a saturare il mercato nel mondo degli appalti, sia pubblici che privati. 7 persone sono state arrestate, 1 in carcere e 6 ai domiciliari. 3 hanno ricevuto una misura interdittiva e sono stati sequestrati beni per un valore di 50 milioni di euro. Il principale capo di imputazione è proprio l'aver svolto una serie di attività per sottrarre l'intestazione delle società ai reali proprietari, così che da eludere proprio il sistema di sorveglianza antimafia. Le indagini si sono avvalse anche delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di intercettazioni, e avrebbero evidenziato, oltre al legame mantenuto nel tempo dalla famiglia Lobello con il clan Mazzagatti di Oppido Mamertina, anche il rapporto con il clan Arena di Isola Capo Rizzuto e altre cosche del Crotonese, tra cui quella riconducibile a Nicolino Grande Aracri. La forza intimidatrice del gruppo si estrinsecava anche nei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda. Plastica la vicenda nella quale un dipendente è stato costretto a licenziarsi su una
diciamo, imposizione che sostanzialmente gli derivava dal dominus dell'impresa stessa, che lo ha costretto a dimettersi perché l'impresa stessa poi non incorresse nella necessità di un pagamento di una somma di denaro che la procedura per il licenziamento da parte dell'impresa avrebbe dovuto comportare. Ovviamente questo l'impresa lo fa, l'imprenditore lo fa, perché è forte del sostegno che sul territorio ha da parte della criminalità organizzata. Torniamo invece adesso a parlare dell'operazione contro il clan Muto di Cetraro, che ha portato proprio all'esecuzione di 33 misure cautelari. Il coraggio di alcuni imprenditori vittime di estorsione che si sono rivolti ai carabinieri. Catarion è il nome ebraico con il quale veniva indicato il promotorio di Cetraro, da qui il nome dato all'operazione che ha colpito il clan Muto. Sotto l'egida della storica consorteria mafiosa del Tirreno Cosentino operava l'organizzazione smantellata nel corso dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro e condotta dai carabinieri di Cosenza, Paola e Cetraro. Il controllo del territorio veniva esercitato dalla Cosca attraverso il pizzo imposto a commercianti e imprenditori e attraverso il business del traffico della droga. Una vera e propria holding dello stupefacente, sia per quanto riguarda il rifornimento, che l'attività investigativa ha consentito di collocare nella zona del Regino, della zona regina della Locride, attraverso continui contatti con un broker appunto impegnato nello smercio della cocaina, con attività di rifornimento effettuate attraverso consegne da parte di soggetti vicini al broker nella provincia di Cosenza, oppure attraverso viaggi effettuati da gente entrana al clan Muto verso appunto la Locride Regina. Una volta rifornita la sostanza stupefacente, la cocaina veniva poi riversata in tutte quelle che erano le piazze di spaccio satellite che spaziano da Cetraro, Guardia Piemontese, Bonvicino, Diamante, Scalea fino ad arrivare a Praia a Mare. 33, lo ricordiamo, le ordinanze cautelari eseguite nel corso del blitz. I soldi ricavati dalle attività illecite venivano utilizzati per aumentare la consistenza della bacinella comune, ma anche per finanziare le famiglie dei detenuti. Soldi che venivano non solo dal traffico di droga, ma anche dalle estorsioni. Ma questa volta alcuni degli imprenditori vessati hanno avuto il coraggio di ribellarsi al clan. Un dato importante registrato nell'ambito dell'attività investigativa è sicuramente la forza rappresentata dalle vittime, dalle persone offese che hanno avuto il coraggio di denunciare. Questo è stato documentato in un caso a Belvedere Marittimo e in due a Scalea. E proprio questo aspetto ha dimostrato che laddove c'è la volontà da parte del cittadino di denunciare, lo Stato ha gli strumenti per potersi avvalere ed esercitare la sua azione e in questi tre casi lo Stato ha vinto. Infatti siamo di fronte a tre tentativi estorsivi che non si sono concretizzati grazie proprio all'azione dello Stato. E vediamo invece adesso come hanno chiuso le borse. Le borse europee chiudono in modesto rialzo dopo la riunione della BCE, mentre gli indici americani accelerano dopo una partenza già positiva. La Banca Centrale Europea ha confermato i tassi e annunciato che gli acquisti pandemici nell'ambito del piano PEP verranno effettuati ad un ritmo significativamente più alto nel prossimo trimestre per limitare l'aumento dei rendimenti obbligazionari che rischierebbe di compromettere la ripresa. La dotazione complessiva del piano resta comunque invariata a 1.850 miliardi. L'Eurotower ha inoltre diffuso le stime economiche aggiornate che prevedono per l'Eurozona una crescita del 4% nel 2021 e del 4,1% nel 2022, mentre l'inflazione è attesa all'1,5% quest'anno e all'1,2% per il prossimo. Nel frattempo l'EMA ha dato il via libera all'utilizzo del farmaco di Johnson & Johnson. Nel frattempo in USA il piano da 1.900 miliardi verrà ratificato domani dal presidente Biden e prevede pagamenti diretti di $1.400 per gran parte della popolazione a partire dai prossimi giorni. Così il FTSE MIB di Milano archivia gli scambi in progresso dello 0,8%, bene anche il CAC 40 di Parigi a più 0,7%, l'IBEX 35 di Madrid a più 0,6%, il DAX di Francoforte e il FTSE 100 di Londra a più 0,2%. Oltre oceano positivi il Dow Jones a più 1%, l'S&P 500 a più 1,4% e il Nasdaq a più 2,5%.
Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,196, mentre il dollaro yen è poco mosso a 108,5. Tra le materie prime viaggiano in rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 2,2% a $69,4 e il WTI a più 2% a $65,7. Rendimenti in calo sull'obbligazionario europeo, con il BTP Bund a 93 punti base e il tasso del decennale italiano in discesa allo 0,6%. In mattinata il Tesoro ha collocato 8 miliardi di BTP a 3 e a 7 anni, rispettivamente, con un rendimento a meno 0,22% e allo 0,31%. Tornando a Piazza Affari, tra le aziende più capitalizzate avanzano Telecom Italia a più 4,7%, Moncler a più 4,45% e STM a più 3,95%. Arretrano invece Dia Sorin a meno 5,8% dopo i conti, Campari a meno 2,8% e Prysmian a meno 2,4%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La blanda perturbazione che ci ha interessato nella giornata di mercoledì tende a muoversi verso Grecia e Turchia, seguita da un rapido miglioramento a partire da nord. Un promontorio anticiclonico stimolato da una ripresa del flusso zonale atlantico si impossesserà del Mediterraneo centrale almeno fino alle porte del weekend. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature in aumento. Domani ventilazione sud-occidentale tra debole e moderata ovunque. I mari saranno poco mosso il Tirreno e lo Ionio Cosentino, mosso nei rimanenti settori ionici. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. We'll be right back.